e anche i legami con il buddismo. Diciamo che nell'ambito della fisica quantistica, la fisica quantistica nasce soprattutto per una caratteristica della luce fondamentalmente. Insomma, si scoprì Planck scoprì che la luce, l'irraggiamento in generale, non solo della luce, ma dell'energia in generale, non è un irraggiamento continuo, ma è un irraggiamento in pacchetti. Quindi questa scoperta di Max Planck è una scoperta che diciamo, mette un po' in ombra tutta la meccanica newtoniana e quindi fa entrare diciamo questo principio fondamentale del quanto il quanto di luce sarebbe il pacchetto minimo, il pacchetto fondamentale di energia. E ovviamente da lì partono tutta una serie di studi ulteriori che non sono ancora conclusi. Salutiamo Roxy Rosa, ovviamente, che hanno adesso diverse ramificazioni. Si parte dalla teoria che sembra essere abbandonata delle stringhe con la teoria della, diciamo, della quantum gravity, della gravità quantistica, ma in tutti questi concetti, diciamo così, c'è il discorso legato proprio al vuoto. Che cos'è il vuoto? Che cos'è soprattutto il vuoto quantistico? E che cos'è il vuoto nel buddismo? Perché diciamo quello che in Occidente viene spiegato in qualche modo attraverso le equazioni matematiche, attraverso le sperimentazioni, nel buddismo viene spiegato, diciamo, attraverso la meditazione, gli insegnamenti di Buddha che comunque vengono provati attraverso la meditazione. E nella micropsicanalisi, ad esempio, che questo continuare Freud, questa, diciamo, ulteriore approfondimento della psicanalisi freudiana, che è il lavoro fatto da Silvio Fanti, viene fatto proprio attraverso le sedute micropsicoanalitiche, che possiamo dire che differenziano un po' dalle sedute psicanalitiche per dire, potremmo dire come la biologia si differenzia dalla microbiologia. Quindi il vuoto è un concetto fondamentale. Per quanto riguarda la fisica quantistica, in realtà potremmo dire che, ecco, c'è anche un altro teorema molto interessante che è il principio di conservazione dell'energia. Principio che, ricordo, non è mai stato confutato da nessuno, neanche dalla fisica quantistica. Quindi, che cosa afferma il principio di conservazione dell'energia? Tenendo presente che il principio di conservazione dell'energia poi si estrinseca anche col principio di conservazione della carica elettrica. E con il principio, se vogliamo, di conservazione, perché poi la massa è anche energia, quindi i due principi di conservazione poi si espletano, non so, principio di conservazione della quantità di moto, principio di conservazione, ma in realtà deriva tutto dal principio della conservazione dell'energia. Ricordo che, ad esempio, la quantità di moto, da un punto di vista fisico, è dato dal prodotto della massa per la velocità. La conservazione della quantità di moto è un qualcosa che conoscono bene tutti i giocatori di biliardo, perché i giocatori di biliardo sfruttano proprio il principio della conservazione della quantità di moto, cioè la massa della boccia, diciamo, per la velocità impressa alla boccia, per fare tutte le acrobazie. Ovviamente magari questi sono dei catramisti che di fisica non sanno nulla, i giocatori di biliardo, non è detto, però sanno applicare benissimo il principio di conservazione della quantità di moto. Ma comunque, detto questo, il principio di indeterminazione di Heisenberg è un altro principio fondamentale della meccanica quantistica, che fondamentalmente ci va a dire che, come dire,
l'osservatore umano è sempre limitato fondamentalmente, cioè quindi non si arriverà mai a una precisione. E questa indeterminazione, come dice giustamente Vindrims, è quella che determina proprio la fluttuazione quantistica del vuoto. Ma e voglio anche poi cercare di dare un senso o creare un collegamento con il buddismo, con il concetto di vuoto buddista, che è un po' le diverso ma molto interessante. Allora, il principio della conservazione dell'energia fondamentalmente afferma che l'energia totale è sempre costante, cioè questo lo sanno anche i bambini delle elementari, l'energia non si crea, non si distrugge, ma sappiamo che si trasforma. Infatti il fatto che l'energia si trasforma lo sapete benissimo quando andate in macchina, trasformate, se avete una macchina a benzina o diesel, trasformate, diciamo, l'energia chimica del legame del vostro carburante, la trasformate in energia meccanica, diciamo così, sull'albero motore del vostro motore termico, che poi attraverso tutte le catene di distribuzione, cazzi e mazzi, va alle ruote. Quindi, oppure ogni volta che voi accendete la luce, trasformate l'energia, non sappiamo che tipo di energia, se energia eolica, energia nucleare, perché compriamo anche l'energia nucleare, o che tipo di energia, trasformiamo in energia elettrica. Ogni volta che fate funzionare la lavatrice, trasformate invece l'energia elettrica in energia meccanica, perché per far girare la cosa della lavatrice. Insomma, noi viviamo in un mondo in cui le energie si trasformano. Però la cosa interessante è che l'energia totale resta sempre costante, resta sempre uguale. E quindi, siccome l'energia non si è mai creata e non si è mai distrutta, vuol dire che l'energia iniziale deve essere nulla, deve essere zero. Quindi viviamo in un mondo, in un universo, che nel suo complesso deve avere per forza energia zero, perché altrimenti andremo a violare proprio il principio di conservazione dell'energia. Se l'energia fosse, 10, questo 10 da dove è nato? Se l'energia non si crea, non si distrugge, non si può creare, vuol dire che l'energia totale è zero. E l'energia totale è zero, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle energie, ad esempio, che sono come il più e meno, no? Se io ho meno 1 e più 1, la somma è 0, ma in realtà ho due varianti. E qua si inserisce, però, come diceva giustamente Vindrims, il principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè questo 0 non può essere preciso. La conservazione dell'energia non può essere precisa, perché c'è sempre una fluttuazione. La fluttuazione quantica del vuoto è quella piccola fluttuazione dalla quale scaturisce poi tutto l'universo. E infatti il Buddha ha detto che l'universo, ci sono tutti i calcoli da quanto tempo esiste, ci sono gli eoni, le ere, eccetera, eccetera, no? Ma la fluttuazione quantica del vuoto è proprio quella fluttuazione energetica che nasce, dal principio di indeterminazione, per cui un po' come una piccola increspatura più e meno. E in effetti nella fisica quantistica è interessante perché le particelle appaiono e scompaiono. E è un po' come differenziare, prendere uno zero, che sarebbe l'energia totale, e dividerlo in più 1 e meno 1. Questo più 1 e meno 1 rappresenta la fluttuazione quantica dell'energia, cioè vado a creare un mondo che in realtà, da questo punto di vista, potremmo dire che è un mondo illusorio, perché ha un'energia totale zero, ma in realtà per un tempo breve questa esiste. E anche interessante dire questo, qual è il concetto fondamentale del buddismo? Uno dei concetti fondamentali del buddismo è il concetto di impermanenza, cioè tutte le cose cambiano, tutte le cose si trasformano sempre. Ma il concetto di impermanenza è strettamente collegato al concetto di fluttuazione quantica del vuoto,
Perché se noi fossimo a energia zero e non ci fosse, diciamo, questa fluttuazione quantica del vuoto, tutto sarebbe permanente. E la fluttuazione quantica del vuoto, dal mio punto di vista, è quella che crea il tempo e distrugge il tempo. Perché il tempo, se vogliamo, non è altro che una misura del cambiamento. Se non ci fosse cambiamento, se tutto fosse permanente, non ci potrebbe essere il tempo. Il tempo non avrebbe senso di esistere. Il tempo acquisisce il suo significato, acquisisce la sua, come dire, essenza proprio in modo strettamente collegato al cambiamento. E quindi qua si crea una stretta interconnessione tra il buddismo e la fisica quantistica, perché la fluttuazione quantica del vuoto è ciò che crea l'impermanenza. Impermanenza perché? Perché proprio siccome l'energia deve essere zero, è necessario che questa fluttuazione quantica torni a zero. Infatti le particelle nella quantistica appaiono e scompaiono, ma poi lo zero diventerà di nuovo un'altra fluttuazione quantica, cioè un nuovo universo, un cambiamento di universo, un cambiamento di paradigma, cioè il meno 1 tornerà a 0 e diventerà più 1, il più 1 tornerà a 0 e diventerà meno 1, quindi ci sarà un'inversione infinita e quindi questo rappresenta anche un po' quello che il Buddha ci aveva insegnato con la ruota della vita, no? La ruota dove, questo famoso insegnamento che diede Buddha, con i 12 anelli dell'interdipendenza, adesso non voglio entrare, magari una volta farò una live sui 12 anelli dell'interdipendenza, dove si manifesta la vita, dove si manifesta il samsara, cioè questo stato interiore, diciamo, che viene governato dai veleni mentali, e in questo stato interiore, diciamo, viene governato da Yama. Yama nel buddismo è il signore del tempo, il signore del tempo che è strettamente connesso al signore della morte, ma la morte esiste e non esiste, cioè la morte rappresenta quel passaggio di trasformazione, se vogliamo, necessario, quindi quel ritorno al vuoto. Infatti, ad esempio, nella micropsicoanalisi si parla proprio di ritorno al vuoto, anzi questa tendenza dell'essere umano a voler ritornare al vuoto. E la nostra morte fondamentalmente rappresenta il concetto entropico di ritorno al vuoto, perché l'entropia rappresenta proprio un altro concetto che è un concetto della fisica classica, se vogliamo, neanche della quantistica. L'entropia è la variazione di calore in rapporto alla diciamo la derivata del calore in rapportato alla temperatura assoluta espressa in gradi Celsius, no, in gradi Celsius, impressa sì, in gradi Kelvin, e la temperatura, diciamo, assoluta è di meno 216, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque, cosa significa questo? Significa che in ogni scambio energetico c'è un aumento di questa grandezza che è un aumento dell'entropia. Quindi l'entropia che aumenta significa che praticamente aumenta quella che potremmo definire energia termica e a lungo termine, diciamo, resterebbe soltanto energia termica fondamentalmente, quindi un ritorno al vuoto. Ma anche lì ritorna la fluttuazione quantica. Perché anche lì non possiamo dire che questa energia termica, cioè questo livellamento assoluto, questa permanenza assoluta possa esistere, perché c'è la fluttuazione quantica del vuoto potremmo definire, a me piace definirla come l'impulso alla vita, l'energia di vita, perché la permanenza è la morte, e la vera morte è la permanenza, è il non scambio energetico, mentre la fluttuazione quantica del vuoto rappresenta un po' l'impulso alla vita, che poi per alcuni magari potrebbe essere il samsara, ma il samsara in realtà è uno stato interiore poi, perché un altro degli insegnamenti che io credo che sia interessante del buddismo
è che non è che l'illuminato smette di vivere, non è che il Buddha smette di vivere, soltanto che questo processo, diciamo, trasformativo, questo processo di cambiamento, questa sua coscienza, perché io credo che l'universo abbia di fatto una coscienza. E noi siamo un po' come i neuroni dell'universo, rappresentiamo da un certo punto di vista delle cellule dell'universo in cui siamo cellule senzienti, siamo un po' come i neuroni dell'universo, possiamo rappresentare da un certo punto di vista questo impulso alla vita, perché l'essere umano ha l'impulso alla vita, l'impulso a vivere, e la fluttuazione quantica del vuoto sostiene proprio l'impulso alla vita, sostiene proprio l'impulso a continuare a vivere attraverso queste onde, diciamo, energetiche che nascono dal nulla. Nascono dal nulla, la cui somma è sempre zero. È questo zero assoluto che si divide nel meno uno e nel più uno, quindi diventa, diciamo, crea la vita, ma questa vita è necessariamente impermanente, perché è come ecco, un'altra metafora che mi piace per rappresentare la fluttuazione quantica del vuoto è il mare, un mare calmo con qualche piccola increspatura. Queste piccole increspature sono le fluttuazioni quantiche, ma sono necessariamente impermanenti, perché il mare completamente piatto, se esistesse un mare potenzialmente completamente piatto, sarebbe permanente, mentre l'increspatura, la fluttuazione, rappresenta, diciamo, l'onda che nasce, ma poi deve ricadere necessariamente nel mare. E questa ricaduta nel mare rappresenta la morte di quell'onda, ma da quell'onda morta nasce un'altra onda viva. Quindi queste particelle, quantistiche che continuano sempre ad apparire, sparire, apparire, sparire, rappresentano nel microcosmo quello che nel macrocosmo è rappresentato, ad esempio, dalla vita degli esseri, non soltanto degli esseri umani, ma degli esseri in generale, esseri senzienti e esseri non senzienti, perché anche una pietra è un essere, anche, che ne so, questo quaderno è un essere che avrà una sua vita. Questo quaderno è un concetto, non è formato da tante parti, ma se andiamo a vedere tutte queste parti, poi al loro interno sono formate da atomi. Quindi questo è un po' un concetto anche interessante che vorrò approfondire comunque in un altro video, perché veramente si potrebbe stare a parlare di questo per ore e ore, nei tempi dei tempi. Però quello che volevo far passare, diciamo, in questo concetto è il cambiamento. Quindi l'unica certezza è il cambiamento, anche se ci sono dei fenomeni, diciamo, esatto, una delle poche cose permanenti è l'impermanenza. Perché l'impermanenza perché è permanente? Perché l'impermanenza di 5.000 anni fa sarà uguale all'impermanenza di oggi, sarà uguale all'impermanenza di 50.000 anni avanti. Ma la cosa interessante è che la fluttuazione quantica del vuoto rappresenta la continua trasformazione e rappresenta la continua nascita e morte continua di particelle. Ma la morte, no, ecco, noi non possiamo intendere morte come sparizione, perché la sparizione in realtà non esiste, perché queste particelle hanno l'impulso alla vita, diciamo, no? Quello che veniva chiamato nella micropsicanalisi l'instinct de sé, l'istinto del tentativo, diciamo, di fare un tentativo nuovo. E in effetti la quantistica anche rappresenta un tentativo. Queste particelle che in realtà emergono in modo prevalentemente, se vogliamo, casuale, nel bubbling primordiale, nella ribollitura primordiale, quando vengono nel mondo, iniziano ad agire e agendo lasciano delle tracce che sono le famose tracce karmiche, no? Le tracce karmiche sono le tracce lasciate dall'azione. Ma quindi partendo da una parte assolutamente pura e casuale, la prima azione, il primo atto creativo, dopodiché lasciamo delle tracce, diciamo, che sono il nostro karma, e queste tracce in qualche modo andranno a condizionare l'evoluzione. Quindi noi abbiamo questo grande potere,
il potere del Buddha, diciamo, il potere dell'illuminato, è quello di poter definire attraverso questa essenza che possiamo chiamare anima, possiamo chiamare corpo molto sottile, possiamo chiamare coscienza, di definire e dare un senso logico, un senso evolutivo a qualcosa che altrimenti non avrebbe senso, perché altrimenti la fluttuazione quantica del vuoto nasce da un istinto al caso, da un istinto. Ma questo istinto al caso può essere, io credo, governato dalle particelle stesse che acquisiscono consapevolezza di se stesse. Quindi è la goccia che diventa consapevole di essere goccia e di essere mare nello stesso tempo e diventa consapevole che in un certo momento sarà tirata in alto da un'onda. Da questo istinto, che poi nel mare può essere rappresentato dal vento, può essere rappresentato dalla forza che la tira su e poi la rifarà cadere giù e andrà a confondersi nuovamente con il mare, in un ciclo di esistenze infinito. Ma uscire fuori dal samsara, cioè da questo ciclo interiore di sofferenza, non vuol dire uscire fuori dalla vita, ma vuol dire semplicemente uscire fuori dalla sofferenza, che è molto diverso che uscire fuori dalla vita. Bene, bene, quindi iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, condividete il video con i vostri amici e quindi passo.